Ideawebtv.it, oggi martedì 2 ottobre 2012, ci stiamo avvicinando a grandissimi passi al giorno dell'inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo prevista per venerdì 5 ottobre e la partenza, lo startup ufficiale dell'evento che invece ci sarà a partire da sabato 6 ottobre. Stiamo analizzando appunto i vari aspetti che caratterizzano questo grande fenomeno che riguarderà Alba per circa un mese e mezzo e oggi vogliamo soffermarci sul dato turistico che è sicuramente importante per valutare quanto attrattivo sia questo evento. E noi lo facciamo in collegamento telefonico con Mauro Carbone, direttore dell'ATL Alba Bra Langhero Hero. Ben trovato direttore, buona giornata. Direttore Carbone, ben trovato. Sì, buongiorno, buongiorno. Abbiamo avuto un piccolo problema. Direttore, dal punto di vista, se dovessimo quantificare quanti sono stati i flussi turistici dell'anno scorso, è possibile, ragionando per numeri, stabilire quanto ampia sia stata la portata dell'evento nel 2011? Nel periodo della fiera abbiamo avuto in albergo oltre 100.000 pernottamenti, che è un bel record, è la prima volta che ci siamo arrivati ed è sicuramente la prova pratica che davvero muoviamo tanto pubblico che viene da lontano, che soggiorna da noi, che crea valore aggiunto sul territorio, ma soprattutto che crea aspettative e ricordi positivi quando torna a casa, aumentando il seguito del territorio. E questi sono soltanto i conti fatti sugli alberghi del nostro territorio, in realtà in mezzo Piemonte soggiornano persone che poi passano alla nostra fiera, quindi i numeri sono molto grandi sia per l'evento in sé sia per la capacità di eco successiva che ci garantisce sicuramente un'ottima visibilità sul mercato anche nei mesi successivi. Quindi non solo Alba viene coinvolta dal punto di vista delle strutture ricettive, qual è il contributo generale di Langhero Hero alla creazione diciamo di questo numero così consistente di turisti presenti durante la fiera? Sì, chiaramente il grosso non dorme in Alba per evidenti ragioni di spazio, insomma, ecco, si va nei weekend sostanzialmente in sold out, in tutto esaurito, un po' su tutto il territorio e quindi su uno spazio molto molto ampio attorno ad Alba. È ovviamente un risultato positivo per tutti, non è ovviamente una festa albese, ma una festa di tutto il territorio. D'altra parte anche il visitatore la individua e la vive come un momento molto buono per visitare il territorio su tutto lo spazio che ci sta intorno, le colline, i castelli, una gastronomia, tutto il mondo del vino sono fortemente coinvolti nell'evento, dovunque questi siano collocati attorno a noi. Un'ultima domanda per concludere, che è quella che abbiamo rivolto agli interlocutori che l'hanno preceduta. Siamo in un periodo di sostanziale crisi economica, come ATL quali strumenti avete predisposto per rendere la festa il più possibile aperta a tutte le categorie, ad un pubblico possibilmente più ampio possibile? Ma la fiera è per natura aperta a tutti, è da sempre un contenitore che porta dentro tutte le emergenze culturali del territorio, ma anche tutto ciò che è tipicità, ciò che è il top dell'eccellenza gastronomica, quindi per sua natura è molto molto aperta a tanti pubblici diversi ed è un po' questa la sua forza, di riuscire a coinvolgere tanto il segmento di alta gamma che è qui per davvero insomma consumare il meglio del tartufo spendendo quello che costa, ma anche tanto tanto pubblico che ci passa a trovare soltanto la domenica, il pubblico che ci contatta in modo più o meno casuale, insomma è davvero il momento dell'anno in cui funziona meglio la nostra offerta turistica perché tutto il territorio è più pronto a rispondere a ogni tipo di domanda. E noi ringraziamo Mauro Carbone per questo suo puntuale intervento qui su ideawebtv.it. Abbiamo analizzato in chiave turistica la Fiera Internazionale del Tartufo che, lo ricordiamo, parte il 5 di ottobre. Grazie ancora dottor Carbone, buona giornata.